Lei nel film fa vedere un'India di persone ai margini, parla di omosessualità, parla di molte problematiche, ci fa vedere un'India reale, un po' diversa da quella un po' patinata di Bollywood. I've always been a part of independent cinema in India. Ho sempre fatto parte della scena del cinema indipendente in India. Dice che il tipo di film che ho sempre fatto non appartengono a una platea di Bollywood, però utilizzano lo stesso linguaggio del cinema di Bollywood in termini di lucentezza, di musica e di costruzione della storia. Il mio obiettivo non è soltanto quello di portare la mia arte nei festival, ma di arrivare alle persone. Questo è il motivo per cui uso il linguaggio di Bollywood, perché mi permette di arrivare a un pubblico più ampio e più mainstream. Arrivare alle persone per dirgli cosa, qual è il messaggio che vuole dare? La maggior parte dei protagonisti dei miei film sono personaggi che stanno sulla frangia, diciamo, sul limite di quello che la società ritiene accettabile. Raccontano cose che succedono a un sacco di persone, tutte attorno a noi, ma delle quali non si parla mai perché non se ne vuole parlare. Credo che il cinema possa essere un ottimo mezzo per cominciare un discorso che le persone non vogliono affrontare. Quindi uno dei temi principali nella maggior parte dei miei film sono i diritti della comunità LGBT che in questo momento è criminalizzata in India. Per esempio, il film che mostrerò oggi al festival è stato appena vietato in India dalla corte della censura perché è stato definito come un film che esalta le caratteristiche di omosessualità. Ed è per questo che cerco di parlare, ad esempio, delle persone malate, delle persone che hanno AIDS, oppure delle madri sole, delle madri single, perché sono tutte persone di cui non si parla mai nella nostra società. Lei ha realizzato il suo film grazie al crowdfunding, se non mi sbaglio. Questo modo di realizzare film sta segnando un po' una strada, ci sono altri che la seguono? The film that I came here Il primo film che ho fatto, che è stato 7 anni fa, è stato il primo film di Bollywood prodotto tramite una campagna di crowdfunding e tramite l'aiuto dei social network. Questo film è stato prodotto grazie allo sforzo di 400 persone da 47 paesi diversi. E questo poi ha avuto un effetto a cascata perché molti altri registi, visto il successo della mia operazione, mi hanno chiesto come fare e poi hanno ripetuto quello che ho fatto anch'io. Poi comunque quelli che mi hanno seguito hanno avuto successo in progetti minori, sia per quanto riguarda l'arte che per quanto riguarda la musica o magari corto o mediometraggi. Devo dire che il film che ho fatto io rimane ad oggi il maggiore film di successo e mainstream prodotto tramite una campagna di crowdfunding. Sono qui per raccontarvi storie di personaggi che normalmente non vedete mai nel cinema di Hollywood e quindi principalmente la mia curiosità sta nel capire quale sarà la reazione del pubblico italiano di fronte a storie con personaggi, ad esempio, omosessuali che sono completamente ignorati invece nell'India patinata.